mister, al di là del risultato che è abbastanza netto per Fel di Eboli, cosa non ha funzionato oggi? Nei primi 5 minuti del secondo tempo sembravate essere rientrati in partita, poi dopo il 4-0 che vi ha tagliato le gambe siete usciti di nuovo fuori dalla partita. Diciamo che la Feldi ha strameritato la vittoria, quindi più che nostri demeriti va dato atto alla forza di questa squadra. Diciamo che nel secondo tempo, dopo aver preso il 4-0, poi mi sembra pure il 5-0, ho deciso di far giocare i ragazzi che giocano di meno in virtù del fatto che avevamo 4 diffidati, quindi ho cercato di preservare per le prossime partite i giocatori. Questo non toglie nulla ai meriti della Feldi che è meritatamente prima in classifica e merita di vincere questo campionato. Mister, di questa partita di oggi cosa salva? No, salvo l'impegno, penso che alcuni ragazzi abbiano fatto esperienza e quindi gli sia di aiuto per il futuro. Gli ha fatto capire che comunque la questione fisica è importante in questo sport. Arrivavano sempre prima loro, nonostante fosse una squadra che sta prima in classifica, comunque ha giocato con una cattiveria, un agonismo che è forte di queste squadre che vincono il campionato. E da questo dobbiamo prendere esempio e impegnarci per il futuro. Siamo qui con Mister Kundari. Mister, al di là del risultato, oggi una partita quasi perfetta dei suoi. Forse dopo qualche mese di lavoro si incominciano a vedere i risultati anche dei suoi metodi di gioco. Ma la squadra sta crescendo anche dal punto di vista atletico. Stiamo lavorando bene in settimana, stiamo giocando con la giusta cattiveria e la giusta intensità. Oggi sono molto soddisfatto. Mister, rispetto alle altre volte, oggi dall'inizio alla fine lei ha incitato i suoi e è stato vicino ai suoi rispetto ad altre partite in cui è più silenzioso. Forse vuole di più e meglio anche a livello psicologico dei suoi. Certo, io pretendo sempre di più anche perché ci sono grosse potenzialità, la squadra ancora non si esprime al 100%. Sapevamo di affrontare un'ottima squadra che se non entravamo con questa giusta determinazione ci poteva creare dei seri problemi. Comunque mi è piaciuto l'atteggiamento dall'inizio della partita dei ragazzi.